Allora ve lo dico già da subito, io sono sicuro di star parlando con persone civili e non con dei bestioni ignoranti. Quindi se non siete d'accordo su qualcosa, scrivetemelo nei commenti senza attaccare che magari mi sbaglio io. Poi altra cosa, se qualcuno lascia comunque un commento brutto, ignorateli e non andate ad insultare quel qualcuno dicendogli cose come BM e cose del genere, altrimenti verrete bannati. Altra cosa, in questo video dovrò dire alcune parolacce, quindi se vi dispiace sentirmi dire brutte parole o se vi danno fastidio, chiudete il video. Inoltre, ragazzi, chiarisco che io sono un ex giocatore di Fortnite e ci ho giocato dalla metà della Season 4 fino a metà della Stagione 5 del Capitolo 2, quindi 2 anni e mezzo, e non mi potete dire che non ci ho mai giocato. Infine, ultima cosa, per rendere questo video più divertente vi ho messo una serie di fotomontaggi creati da me che spero vi divertano. Detto ciò, cominciamo. Finalmente è uscito il video che tutti stavate aspettando. Perché questo video esce oggi 27 agosto? Perché proprio un anno fa pubblicavo il video WatchMojo Italia, non ti fai schifo da solo? Un video contro WatchMojo che in uno dei suoi video di quel periodo aveva preso per il culo Fortnite e inizialmente mi arrabbiai e ci feci un video contro, ma qualche mese dopo ho capito che sono io ad essere stato esagerato e comunque WatchMojo aveva ragione, sicuramente se Fortnite ad oggi non esistesse sarebbe veramente migliore. Poi potreste dire probabilmente, ok, è brutto, ma adesso non direi che sia il peggior videogioco. È vero, oggettivamente forse non è il più brutto dei videogiochi, ma per il mio parere personale lo è, e in questo video vi spiegherò i motivi. Di base in verità all'inizio mi piaceva e c'erano delle cose molto interessanti, ma che purtroppo sono state sfruttate malissimo. Poi di base il filone del Battle Royale non è mai stato così bello. Alla fine non hanno una vera morale, devi solo sopravvivere e uccidere. Ma al di là di ciò, come ho già detto, poteva diventare qualcosa di abbastanza carino, invece hanno mandato tutto a puttane. Allora, in questo video analizzeremo più che altro la storia del gioco e il modo in cui questa ha influito sul gameplay. Intanto però vi dico le cose principali per cui secondo me questo gioco non va bene. Prima di tutto questa cosa del dover rimuovere le armi completamente a caso e vanno come si suol dire nel magazzino. E io capisco rimuovere armi un po' troppo OP o simili ad un'altra arma ogni tanto, ma non ogni update. Peraltro queste armi che rimuovono vengono continuamente rimosse, rimesse, rimosse, rimesse. Spesso rimuovono armi molto utili per mettere delle idiozie al loro posto. Ma poi non solo rimuovere, anche per esempio nerfare le armi è una rottura. Un tempo lo Scar leggendario per esempio toglieva 98 in headshot e se trovavi uno Scar leggendario avevi quasi già vinto la partita. Ma poi io dico, fai un voto prima di togliere un'arma e invece no, Epic Games vuole fare per forza con la propria testa di cazzo ed è fastidioso. Poi un altro difetto è la cazzo di disinformazione. Per farvi un esempio, sul finale di ogni stagione, Fortnite mette sempre un teaser di come sarà la prossima stagione. Ebbene, nella stagione 8, nel terz'ultimo giorno, avevano rilasciato un teaser con una N e una skin del pass in sottofondo. Nel penultimo c'era una E e un'altra skin del pass in sottofondo, e appunto nel penultimo giorno avevo trovato questo tizio che diceva: l'ultimo teaser sarà una W e ci sarà la skin Gemini in sottofondo ed è ufficiale. Comunque faccio una parentesi sulla skin Gemini, era questa coniglietta robotica che era stata leakata a metà della stagione 8. In molti credevano che sarebbe potuta essere nel pass della stagione 9, ma in realtà questa skin non si sa per quale motivo non è mai uscita. In compenso però le è stata fatta una modifica e fu chiamata Astro Assassina e uscì nella stagione 10. Solo che a uno che si era aspettato un coniglio robotico faceva schifo l'Astro Assassina. Fatto sta che questo era solo un coglione e ovviamente aveva sbagliato e di grosso, perché l'ultima lettera non era una W,
era O, la parola era Neo, non New. Perché appunto la stagione 9 doveva essere a tema futuro. E questo è solo un esempio per farvi capire la disinformazione che gira. Poi ovviamente ci sono anche youtuber, non faccio nomi se no Captain Blazer si offende, che con le loro copertine clickbait per fare views contribuiscono a produrre disinformazione nel gioco. Poi ci sono anche youtuber che spacciano concept di skin per veri dicendo è ufficiale, arriveranno. E soprattutto, altra cosa che mi fa incazzare a bestia, sono quegli youtuber figli di puttana, lo dico ragazzi perché sono figli di puttana, che per qualche spicciolo, per fare qualche views, fanno i video del tipo bug per ottenere 500 milioni di miliardi di V-Bucks, no fake più dimostrazione. Ovviamente in realtà la dimostrazione non la dava, poiché essendo un fake non c'erano scuse. Però mi fa arrabbiare che per colpa dei BM del cazzo questi video ottengono un sacco di views e vari arrivano anche al milione, quando ci sono canali che si impegnano spaccandosi il culo per fare video come si deve, che ottengono risultati miseri. Anche io cerco di impegnarmi in ogni video e ricevo sempre poche views. Il mio record di views per ora è 7800. Non riesco neanche a fare 10.000 views, anzi a malapena ogni mio video fa una quindicina di views, e quindi mi rompono un sacco i coglioni. Altro piccolo difetto è il fatto che cambi troppo e troppo spesso. Siamo arrivati addirittura a mettere UFO in un gioco in cui all'inizio non avresti mai detto che avremo UFO. E poi quello che è sicuramente il difetto più grande del gioco sono le collaborazioni. Che sia chiaro, io non sono contro le collaborazioni nei videogiochi, purché però abbiano senso. E le collaborazioni di Fortnite spesso non hanno molto senso, non hanno un cavolo di senso. Poi io accetto 2-3 collaborazioni ogni tanto, me ne vanno bene anche 5, ma non 50. Ogni volta che finisce una collaborazione ne fanno un'altra. E hanno fatto addirittura delle stagioni interamente fatte di collaborazioni. Come dicevo anche nella canzone, Fortnite è diventato una sgualdrina, perché si è venduto a tutti. Inoltre, questo capitolo sembra quasi che sia basato solo sulle collaborazioni. Capite che tutto ciò non va bene per niente. Ora cominciamo a parlare e ad analizzare la storia e il modo in cui il gioco è cambiato nelle stagioni. Come ho detto prima, ho cominciato a giocare a questo gioco dalla metà della stagione 4 del capitolo 1, più precisamente dal 9 luglio 2018. Purtroppo la data me la ricordo bene. Comunque, andando in un posto bucato chiamato al tempo Magazzino Muffito, trovai all'interno un meteorite. E anche se non avevo giocato al gioco, avevo comunque visto persone che parlavano di questo meteorite. Mi sono andato a informare ed effettivamente nelle prime due stagioni non successe nulla. Fortnite era un normale Battle Royale, poi però a metà della stagione 3 apparve nel cielo questa meteora, che nella stagione 4 si schianta a Magazzino Muffito, che erano tre magazzini inutili, distruggendo anche delle fabbriche lì vicino. Comunque a metà della stagione 4 succede un colpo di scena. Il meteorite si apre e rivela una capsula, e si scopre che in questo meteorite c'era un robot il cui nome della skin era Visitatore, che era anche la skin segreta del pass della stagione 4, che poi vedremo andando avanti nelle stagioni come questa cosa della skin segreta diventerà sempre meno segreta e sempre più solo una skin bonus solo per arricchirti l'armadietto, ma ne parliamo dopo. Intanto successe che questo visitatore costruì una base, che la gente chiamava base dei cattivi, in cui dopo un po' apparve un raggio e fin qui niente di strano, ma un giorno su tutte le TV apparve un logo con un teschio e sotto c'era un countdown. La cosa era molto interessante e infatti allo scadere del timer successe che il raggio partì e fece una spaccatura nel cielo. Purtroppo non sono riuscito a vedere questo evento, ma la cosa era interessante per l'epoca. Era qualcosa di straordinario, di pazzesco, ma come ho già detto vedremo come manderanno tutto all'aria.
Arriva la stagione 5, probabilmente la stagione più importante e fiorente per Fortnite. Infatti, proprio in quella stagione, Fortnite raggiunse un picco di utenza. Attenzione, parlo di utenza, non di record di più gente collegata allo stesso momento nello stesso gioco. La stagione inizia con questo trailer che ci fa vedere che la spaccatura nel cielo ha portato da altre dimensioni e linee temporali delle località e degli oggetti. Per esempio, ha trasformato Putrido Pantano, la zona paludosa, in un deserto americano con anche una città chiamata Palmetto Paradisiaco. Inizialmente fui molto affascinato, ma dato che non succedeva mai niente, per un po' ho smesso di giocarci, fino a quando non successe un altro colpo di scena. La spaccatura tramite un fulmine diede vita a un cubo viola gigante, che avvicinandoti ti alzava il livello degli scudi, ma se lo toccavi ti sbalzava via. Stessa cosa se gli sparavi, solo che lì arrivava un fulmine viola proveniente dal cubo che ti sbalzava. E inoltre questo cubo si muoveva ogni ora e mezzo circa. E da quel momento cominciai di nuovo ad essere interessato verso questo gioco. Altra cosa interessante era il fatto che ogni non ricordo quanto, questo cubo stampava delle rune sul terreno che creavano un campo gravitazionale. Avevi l'impressione di stare sulla luna praticamente. Alla fine questo cubo si sciolse a sponde del saccheggio, ossia il lago, e sciogliendosi fece diventare l'acqua del lago viola, e se ci andavi saltavi sulla superficie. Ovviamente anche qui ci fu un sacco di disinformazione con video tipo uscirà un mostro alieno dal lago ed è confermato. Comunque c'è da dire che fu il primo evento a cui potei assistere e fui molto felice, anche se di per sé l'evento faceva schifo, perché era solo un cubo che si scioglieva in acqua come una zolletta di zucchero nel caffè. Comunque arrivò la stagione 6, nel trailer si vedevano questi bagnini che mettevano dei cartelli di divieto di nuoto vicino al lago, fino a quando l'isola che c'era dentro al lago non cominciò ad alzarsi e rivelò che al di sotto di essa c'era il cubo. Inoltre l'isola era circondata da questa sorta di ciclone che teneva l'isola sospesa in aria e ti permetteva di salirci sopra. Purtroppo questa fu la prima stagione in cui decisi di firmare la mia condanna a questo gioco e spesi 11 euro per il pass battaglia, che al tempo non era una cosa così terribile come poteva essere ora. Poteva anche starci al tempo, me ne vergogno, ma forse al tempo non era qualcosa di poi così orribile come sarebbe farlo ora. Comunque, torniamo all'isola del cubo. Diciamo che la prima parte della stagione era quasi una copia della stagione 5, perché anche qui il cubo tornava sui suoi passi, prendendo l'energia dalle rune e facendole fluttuare. Inoltre, ad un certo punto, le rune si sono unite e sono cadute. Perché? Ma che ne so. Comunque, alla fine l'isola torna al lago e qui comincia la parte interessante della stagione, perché comincia l'evento del Fort Nightmares, o in italiano Fortnite l'incubo. Innanzitutto aggiunsero nuove armi temporanee, come la balestra. E per quanto riguarda l'isola del cubo, essa si spaccò in tre parti, come si vede anche nel trailer, in cui questo cowboy, mentre era sul bus, vede l'esplosione e il bus si schianta e vede gli zombie che sta generando il cubo. Malgrado le svariate critiche e lamentele verso questi zombie, a me piacevano perché era qualcosa di nuovo. Vedremo poi come questi zombie e gli NPC in generale diventeranno un'esagerazione. Comunque, sul finire di questo Fortnite l'incubo arrivò l'evento finalmente. Nell'evento, come tutti si aspettavano, il cubo cominciò a girare ed esplose. Ciò che però non ci si aspettava era il fatto che saremmo entrati in un'altra dimensione, che probabilmente rappresentava i file di gioco. Almeno questa è la teoria più probabile, perché non ci è mai stato spiegato cosa fosse quella dimensione. Ad ogni modo, c'eravamo noi che fluttuavamo nel bianco, e mentre fluttuavamo, ad un certo punto apparve un rift, che poi sarebbe il nome delle spaccature di Fortnite, che si trasforma in una farfalla, poi
e ad un certo punto successe qualcosa di veramente inaspettato, ossia lo schermo cominciò ad inquadrare la farfalla e il nostro personaggio che lasciava che la farfalla si posasse sul suo braccio. Così tornammo alla dimensione normale e Sponde del Saccheggio era diventato un lago con varie isolette fiorite e al centro c'erano i resti del cubo e c'era anche l'arcobaleno. Era una sorta di Eden. Tutto ciò era fighissimo, se non fosse che per tutta questa storia del visitatore, del raggio e del cubo non abbiamo mai avuto una spiegazione. Sì, perché alla fine del capitolo 1 tutta la storia del cubo finisce lì e non c'è mai stata data nessuna spiegazione. Qual era l'obiettivo del visitatore? Dov'è finito il raggio? A cosa è servito il cubo? E perché stampava le rune? E perché siamo entrati in quella dimensione? La risposta, amico mio, sta soffiando nel vento. Forse. Citazione. Probabilmente i fan più accaniti diranno: ma forse lo scopriremo andando avanti con i capitoli. Ah sì? Ragazzi, secondo me quegli eventi non hanno mai avuto una vera trama. Sono altre stupidate per acchiappare utenti e soprattutto, se voglio la spiegazione di una sottotrama, devi darmela quando essa finisce. Inoltre, forse potrei darvi ragione se su Fortnite ci fosse ancora una storyline, ma ad oggi quei pochi eventi che fanno sono tutte collaborazioni. Io non credo che mai avremo una spiegazione su questo maledetto cubo. A ogni modo, questo evento si manifestò a metà della stagione. E cosa successe nell'altra metà? Semplicemente dal mare si vedeva una bufera di neve con un castello che si avvicinava ogni giorno di più.